Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi faremo un unboxing di Yu-Gi-Oh! Ho acquistato questo pacco su Fantasia Store, è un sito molto affidabile, ottimo per comprare cards di Yu-Gi-Oh! Di Pokémon, di qualunque gioco di carte collezionabili voi vogliate, e ci sono ottime offerte. In questo pacco adesso apriamo, vi farò vedere cosa c'è al suo interno. Dunque, adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo qua. Allora, due pacchetti di Yu-Gi-Oh! Movie Pack edizione oro. In realtà all'interno ci sono tre pacchetti in ognuna di queste due confezioni. Se le vedete così messe male, è perché sono edizioni molto, abbastanza vecchie e comunque sul sito. Nel caso vi avvertono se c'è il rischio che arrivino così. Io il rischio me lo sono preso, tanto volevo fare un unboxing, quindi mi interessava poco della scatola. Sono ben sigillate comunque, quindi le carte all'interno dovrebbero essere a posto. Poi questo, veramente bellissimo, è una specie di... è un... Allora, vediamo qua sotto. Una confezione al cui interno ci sono 9 buste di origine primordiale e delle carte speciali. È veramente bellissima come confezione, guardate che dettagli qua. Stupendo, veramente. Infine abbiamo questo Battle Box che è un'edizione in esclusiva per Fantasia Store, quindi Konami l'ha fatto solamente per Fantasia Store, potete trovarlo solamente lì o comunque potete trovarlo anche su altri siti, però è un'esclusiva di Fantasia Store. All'interno ci sono 8 pacchetti e una carta gigante tra Mago Nero e Drago Imperatore del Caos. Oggi apriremo un Movie Pack edizione oro e questa confezione qua che vi ho fatto vedere prima. Il resto lo apriremo nella seconda parte dell'unboxing. Comunque, iniziamo da questo Movie Pack edizione oro. Lo apriamo. Quindi, come vedete, sono quelle confezioni particolari in cui ci sono tre pacchetti e delle carte particolari dentro. E infatti, mamma mia, sto già vedendo qualcosa di stupendo. Guardate qua. Tanto non mi mette a fuoco. Drago bianco, occhi blu. Bellissima, bellissima. Apriamo perché dovrebbe essercene una seconda dietro. Usiamo i pacchetti qua. Carte sono leggermente piegate, però. Drago bianco, occhi blu e Duzal vascello. Vabbè. Cubi Meteora, fighissime. Oro Secret, bellissime. Questa artwork qua di Drago Bianco Occhi Blu è stupenda. Sono un po' piegate, sì, però chi se ne frega. Adesso le ho un po' raddrizzate, dai. Poi abbiamo questi tre pacchetti, 5 carte per ogni busta. Dovrebbero esserci due oro particolari all'interno di ogni busta e le altre comuni, se non sbaglio. Veramente mi sbaglio. Dunque, andiamo ad aprire il pacchetto senza magari distruggerlo. Ok. Ah, invece sono tutte oro, stupendo. Metamorfo Fortezza. La ragazza maga limone. Bellissimo artwork. Onda cubica. Congegno d'oro, che deve essere una delle due rare oro. E Garrodia lama la bestia cubica. Bellissime queste carte, veramente veramente belle. Apriamo un altro pacchetto. Cerchiamo sempre di aprirli al meglio, in modo da non rovinare le confezioni. In posizione finale, spirito combattivo del drago. Unificazione dei signori cubici. Guardia celtica delle nobili armi. E poi Signore Gaia il Cavaliere. Qui io ragazzi so veramente poco su valore di carte o altro, poi dopo magari andrò a controllare. Questa qua mi sembra veramente molto molto bella, Signore Gaia il Cavaliere.
abbiamo Karma Cubico, Garnex Nero la Bestia Cubica, Drago Bianco Alternativo Occhi Blu. Ragazzi, questa carta è veramente fortissima. La sto usando nel mio deck su Master Duel. È una carta clamorosa, veramente di una forza pazzesca. Orizzonte Oscuro e Scavo del Destino. Questo Drago Bianco Alternativo Occhi Blu lo mettiamo da parte perché è veramente stupendo. Veramente, veramente stupendo. Ragazzi, io questi pacchetti ve li consiglio. Costano 9,99 euro. Non il singolo pacchetto, ma questa confezione qui. Quindi avete praticamente tre pacchetti di carte oro a 3 euro l'uno. E poi avete due carte speciali, veramente bellissime. Questo Drago Bianco Occhi Blu è stupendo. Veramente, veramente stupendo con questa artwork poi. Quindi togliamo questo e andiamo ad aprire questa confezione qua. Abbiamo di nuovo le nostre forbici di Topolino, senza magari rovinare tutto. Ah, sembra una soddisfazione aprire qualcosa di Yu-Gi-Oh! Nuovo con questa pellicola della Konami. Ok, quindi andiamo a rimuovere e vediamo dentro. Ci sono 9 pacchetti. Adesso uno era caduto giù. Guardate qua, quanta roba. E poi c'è una guida introduttiva, origine primordiale. Sotto invece queste bustine protettive molto molto belle. Forse dividerò questo unboxing in tre parti, perché qui c'è veramente troppa roba da aprire. Allora, apriamo. Vediamo queste carte speciali quali sono. Scatto Drago Assassino Silvano. E la band continua a suonare. E ricopertura. Tre carte, non so se siano forti, penso che siano carte comunque particolari, se le hanno messe in edizione limitata. Poi apriamo questi 9 pacchetti di origine primordiale. Andiamo un po' velocemente, visto che altrimenti questo unboxing dura 3 ore. Nucleo di diamante, ultimo contrattacco, e la band continua a suonare anche qui. Lupo Guerra, Cavaliere dell'Alba, scusate che è la rara, e alza rango magico il settimo secret. Stupenda, bellissima veramente. Poi pinguino fulminante e bugie intervento e artefatti scatenati. Quindi andiamo a prendere la rara e la secret e le mettiamo da parte. Ma veramente, veramente una botta di culo. La secret è al primo pacchetto. Allora, proviamo a fare 1, 2, 3, 4 e la mettiamo dietro. Tra l'altro sono carte veramente, veramente rigide queste. Polverello, Cavaliere Shogi, Uccello di Tuono Tempesta, Principessa Bella Tonna, che è la rara, Bambola Fantasma Trucco, Burattino Arnese Des Troi, Saggio Specchio Galattico, Fabbrica Frammento. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Numero 62, Drago Fotonico Primordiale, Occhi Galattici! Ma ragazzi! Ma di cosa stiamo parlando? La carta in copertina delle bustine, ma di cosa stiamo parlando? Ultra rara, non so se sia ultra rara, cosa sia, ragazzi, io di rarità non ci capisco assolutamente nulla. Mamma mia! Ma che botte di culo che stiamo avendo! Clamoroso! Clamoroso davvero! Ragazzi, oh! Facciamo la stessa cosa di prima. Mettiamo la quarta e la quinta, perché in teoria se c'è prima la rara e poi la ultra rara, la secret. Scatola ingranaggio, Carità della Galassia, Re Fantasma Hydroid, Pinguino Fulminante, Artefatto Felnoth, Acqua Scivolo Silvano, Artefatto Achille Scudo, ZS Saggio Evanescente, numero C43,
Alto manipolatore del caos, forse di questa ne ho bisogno, visto che ho numero 43 e faccio la collezione. Ok, c'era solamente la rara. Comunque, direi che stiamo abbastanza sculando. Magari questo pacchetto qua era un po' basic, però ci sta. Comunque, ragazzi, nei commenti consigliatemi come migliorare la qualità dei video, perché primo video unboxing, dobbiamo un attimino capire come si fa. Evo singolarità, fighissima, con questo effetto di glitch. ZS di nuovo, saggio evanescente. Artefatto Beagaltach. Artefatto Aegis. La rara, trono di Dawn Thousand. E poi non c'è più nulla, numero 48 Lycombra, lo mettiamo qui. Pinguino fulminante, artefatto Feanor di nuovo, fabbrica frammento. Ok, questo pacchetto qui, un po' deludente. Ah no, aspettate, devo prendere la rara e metterla da parte. E quindi la mettiamo qui. Vado ad aprire. Corteo Fantasma Trucco, Cavaliere Shogi, Carità della Galassia, Ultimo Contrattacco, Cavaliere dell'Alba di nuovo, Principessa Germoglio Silvana, Holo, Fantasma Orrore Ombra, Bugia Incidente, Jackpot 7. Bella questa. E allora andiamo a mettere la Holo e la Rara qui. Cavaliere dell'Alba mi pare sia un doppione. Ci mancano 4 pacchetti, direi di spacchettarli nel prossimo video. Quindi vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima.